Una corsa per la salvezza con appena 26 giornate di campionato che si decide anche e soprattutto in questo genere di partite. Cavaronco e Cotignola che ci arrivavano a quota 4 punti appaiate dunque, e match che dunque ha una valenza fondamentale per entrambe le formazioni. Subito a provarci il Cavaronco con questa conclusione deviata, quella effettuata da Poggi. Poi dalla parte opposta ci prova il Cotignola, proteste per una possibile penalty non accordato al 12° minuto. Poi però torna in attacco la squadra padrona di casa con il cross e alla fine il salvataggio per quanto riguarda la difesa degli ospiti. Ancora a fare la voce grossa sulla sinistra Boschi, mette al centro un cross e la palla che viene strozzata nella sua conclusione da Pietro Del Vecchio. Calcio di punizione per quanto riguarda il Cotignola, battuto da parte di Paganelli. La deviazione e la grande risposta del portiere Riccardo Carroli. Davvero grande chance sul colpo di testa di Savelli alla mezz'ora della prima frazione di gioco, per un primo tempo dunque che ha riservato poche emozioni ma comunque molto significative. Spostiamoci allora all'inizio della ripresa, c'è Mordini che libera un destro magistrale, la palla che spiove letteralmente nella porta della Cotignola, lo Fiego nulla può. Sulla esecuzione davvero mirabile, lo vediamo, di collo pieno, mezzo esterno e scavalcato il portiere che pure aveva cercato l'impresa. Palla all'incrocio dei pali, Cotignola che deve reagire con il cross, in questo caso dalla sinistra per il Cotignola, il cross e la deviazione out di Savelli. Spostiamoci dalla parte opposta, vuole chiuderla il Cavaronco con Stucchi che spara però sul fondo, tutto ciò a 10 dalla fine. Ci spostiamo direttamente nel recupero per testimoniare l'espulsione per quanto riguarda il Cotignola di Fabio Babini, e poi al 95esimo l'ultima chance, in questo caso non è per il Cotignola ma per il Cavaronco, con l'ingresso in area di rigore, la palla fermata, il diagonale out, quello di Nisi che non riesce dunque a chiudere i conti in maniera anticipata, ma poi alla Morgagni non succede più nulla perché il Cavaronco si conquista i 3 punti con successo per 1-0 ai danni della Cotignola.